Quanto conta lo stile nella scelta di un'auto? Tantissimo. E lo dimostrano tutti quei modelli il cui successo dipende prima di tutto proprio dal design. La Peugeot 3008, protagonista di questo perché noleggiarla, è proprio una di queste macchine. Infatti, vende il doppio rispetto alla generazione precedente. A chi è consigliata? La 3008 è la classica auto jolly, cioè una macchina che può andare bene per il 90% delle esigenze e quasi ogni tipo di utilizzo. La lunghezza inferiore ai 4,5 m la rende gestibile anche in città, ma allo stesso tempo permette di avere quello spazio interno che la rende adatta per un utilizzo familiare. In questo senso a fare la differenza sulla destinazione d'uso che si ha in mente è in gran parte il motore che si sceglie, che nel nostro caso è il 2000 turbo diesel da 177 cavalli. Configurato così, questo SUV francese non sfigura nemmeno come ammiraglia, se per questo si intende un'auto per viaggiare senza stancarsi e con a disposizione una riserva di potenza di tutto rispetto. Pure dal punto di vista tecnologico la 3008 è messa bene, in particolare si differenzia dai concorrenti per l'insieme di volante, strumentazione e plancia chiamato iCockpit, una caratteristica peculiare ormai delle Peugeot. Davanti a chi guida c'è un display da 12,3 pollici e al centro un touchscreen da 8 pollici, affiancato da comandi ispirati ai tasti di un pianoforte. Il tutto circondato da continui cambi di forma, finiture e materiali. Anche dietro la 3008 è curata come la parte anteriore dell'abitacolo, migliorerei solo, considerando che è un SUV, lo spazio per i piedi sotto il sedile potrebbe essere più alto. Poi ci sono le bocchette del clima e tra le prese elettriche ce n'è anche una di tipo domestico e non è niente male nemmeno il bagagliaio per la categoria, 520 litri di capacità minima, e volendo si può anche abbattere il sedile del passeggero anteriore per caricare oggetti lunghi fino a 3 metri. Ma perché noleggiarla anziché comprarla? In questa fascia di mercato c'è molta competizione, quindi le offerte possono essere vantaggiose nei confronti anche di un acquisto classico, rispetto al quale c'è anche il vantaggio di poter cambiare auto ogni 2 o 3 anni, soprattutto considerando il fatto che negli ultimi tempi l'evoluzione delle motorizzazioni con l'elettrificazione è molto veloce. C'è una versione dedicata al noleggio? La filiale italiana di PSA non ha predisposto una versione specifica per il noleggio, così noi abbiamo scelto quella top di gamma con il motore diesel, che è quasi un'ammiraglia, come già detto, anche perché la dotazione di serie è davvero completa. Quali sono gli accessori consigliati? Se siete di quelli che non si accontentano e volete integrare l'allestimento di una versione già ricca come la GT, vi consigliamo il tetto panoramico apribile che costa 950 euro, l'impianto Hi-Fi Focal da 850 euro e il portellone posteriore ad apertura senza mani che viene 450 euro. Per 150 euro è molto utile anche la piastra per la ricarica wireless dello smartphone. Infine, se vi piacciono i sedili in pelle, per questi in nappa servono 2500 euro. Come si guida? La 3008 è una macchina gustosa da guidare anche considerando l'altezza da terra, perché sa darvi delle soddisfazioni anche quando volete divertirvi fra le curve. Infatti le sospensioni assorbono bene sulle buche ma riescono allo stesso tempo a mantenere piatto l'assetto, non c'è tanto coricamento laterale. Bisogna invece fare un po' di abitudine alla sensibilità dello sterzo, ad alta velocità dovete stare un po' più attenti con i comandi che date sul volante, e niente da dire d'altra parte sull'accoppiamento tra motore e cambio, che è davvero ottimo, la spinta è sempre dolce e regolare, corposa quando si affonda sull'acceleratore e con un'ottima gestione delle cambiate da parte dell'automatico ad 8 rapporti. Non c'è la trazione integrale, per cui se pensate di avere bisogno di più motricità sappiate che c'è il sistema Grip Control con 5 programmi elettronici che controllano la trazione anteriore e una strategia che gestisce la macchina nelle discese anche su fondi fuori dall'asfalto. Quanto consuma? La 3008 non è un'auto piccola, tuttavia per le sue dimensioni non è affatto pesante. Questo ha una buona influenza sui consumi, che sono generalmente contenuti grazie alle ottime doti del 2000 turbo diesel e del cambio automatico. In città gli 11 km con un litro sono sempre alla portata e appena la strada si fa più scorrevole si sale tranquillamente verso i 16. Nella marcia autostradale invece la media è di circa 14 km con un litro. Quanto costa? ALD ha preparato un'offerta di noleggio per i clienti privati che prevede una durata del contratto di 4 anni e 40.000 km inclusi. Il canone è di 675 euro al mese, IVA inclusa, con un anticipo di 5.900 euro, sempre IVA inclusa. Sono comprese tutte le spese di immatricolazione e bollo, l'assicurazione RCA, furto, incendio e danni al veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, un cambio gomme invernali, la gestione delle multe, il soccorso stradale e l'assistenza dedicata e prelazione su eventuale acquisto.
Per ulteriori dettagli o per configurare l'offerta economica sulle partite IVA vi rimandiamo al sito ALD, dove sono visibili tutte le offerte del momento. Sul nostro listino trovate invece i prezzi d'acquisto che partono da poco meno di 27.000 euro, mentre la versione che abbiamo provato costa un po' più di 46.000 euro, inclusi gli accessori.